Garage Radio presenta Tradizioni Paesane, il programma dedicato interamente al nostro paese. I testi che vi raccontiamo sono scritti da Vincenzo Flena, ideatore del gruppo Facebook C'era una volta San Nicandro, ricordi d'infanzia, di Michele Fatone e degli iscritti al gruppo. San Nicandro Garganico nasce su una collinetta come rifugio per gli scappati di quando Lucera fu sconfitta dall'imperatore Costante II. Altri invece narrano che il paese avrebbe avuto origini dai Longobardi, che arrivarono sul Gargano dopo la sconfitta sul Garigliano nel 915. Il nostro paese conobbe molte dominazioni straniere, tra cui i Normanni, gli Svevi, gli Angioini. Il castello e il feudo circostante vennero comprati da Nicola della Marra. San Nicandro, il mio paese, va valorizzato. E con lui anche le persone che ci abitano. Oggi vi voglio raccontare questa storia. Pasta e patate. Qualche settimana fa espressi a mia moglie un piccolo desiderio culinario. Un piatto cosiddetto povero, ma pieno di storia e soprattutto pieno di calorie. Pasta e patate. Fui subito accontentato e il giorno dopo era pronto sulla tavola. Lo accompagnai con un buon mezzo bicchiere di vino nero. Buon pomeriggio a tutti e un grazie particolare a Costantino per l'invito. Volevo innanzitutto complimentarvi per la bellissima iniziativa, veramente bella. Ho sempre pensato che raccontare il passato è il miglior modo di conservare la nostra storia. È, come si dice, un popolo senza storia semplicemente non esiste. Quindi ragazzi, bravi, bravi, bravi. Mi avete chiesto perché nel post pasta e patate parlo di vino nero e non di rosso. Premetto che la versione giusta è rosso. Nera è la bacca, che non ha nulla a che vedere col vino. Molti dei nostri contadini possedevano ai tempi una vigna, vendemmiavano e facevano il vino bianco e nero. A volte lo mischiavano bianco e nero e veniva un rosato, un rosé. Mio nonno lo ha sempre chiamato nero per distinguerlo dal bianco. Molti vini hanno preso il nome di Nero di, famoso dalle nostre parti è il Nero di Troia, ma è riferito alla bacca e non al vino. A me però piace dire vino nero, così come lo chiamava mio nonno e mio padre. Grazie ragazzi, vi abbraccio e vi auguro tutto il successo per la vostra originale iniziativa. Ciao a tutti. Grazie Michele, grazie a te. Verso la fine, l'immancabile pezzo di pane rugugliava quella crema di patate rimasta e quel mezzo bicchiere di vino era il giusto compimento dell'opera. Poi, come un nastro che si riavvolge, la mente mi portò indietro di 61 anni. Anno 1960. Verso sera mia nonna stava preparando l'impasto del pane, quando una signora bussò ed entrò. Era la proprietaria di una casa, proprio di fronte al tabacchino di Marietto Usala. La casa aveva due entrate, una in via Mercato e l'altra nel vicolo adiacente. Mi sembra di aver capito che quella casa era o fu abitata dalla famiglia Scorta, ma considerando la mia età può darsi che mi sbagli. Se così fosse, il signor Scorta fu direttore generale del Ministero della Difesa negli anni 70 e fu lui che nel Palazzetto dello Sport di Roma Eur ci dettò il compito d'esame per il concorso da impiegato nel Ministero. Conobbi i suoi genitori di 93 e 94 anni a Roma, a casa sua, e quindi forse fu proprio quella signora che quasi 20 anni prima parlò con mia nonna per la vendita di quella casa. La casa era ubicata in un punto centrale per quei tempi. La signora chiese 1,5 milioni, mia nonna era 1 milione. Dopo vari tira e molla, mia nonna ebbe l'ultima parola. 1,300,000 lire. Mi ricordo ancora quell'espressione che con fare categorico fece capire che era l'ultima offerta. La signora accettò,
Mi direte, ma cosa c'entra tutto questo con pasta e patate? Ebbene, in quegli anni stavo più a casa di mia nonna che a casa mia e notai che quasi tutti i giorni mia nonna mangiava pasta e patate. Li contai e per 15 giorni di seguito mia nonna mangiò pasta e patate. La mia ingenuità mi spinse a pensare che le patate le piacessero moltissimo e allora glielo chiesi. Nonna, ma perché tutti i giorni mangi pasta e patate? Lei mi guardò e sorrise. Perché è un pasto economico ma sostanzioso, rispose con il suo stretto dialetto sannicandrese. Lì per lì non capii, poi quando cominciai a crescere mi fu tutto più chiaro. Quel piatto, seppur povero, rappresentava il sacrificio, la privazione. Era un dono silenzioso, non visibile al momento. Un insegnamento che solo il tempo avrebbe portato alla luce. Quando mia nonna morì, quella casa fu venduta. E parte di quei soldi andarono anche a me. Furono una manna dal cielo. Mi ero sposato 2 anni prima, con non poche difficoltà. Non erano molti, era una casa 7x8, ma avevamo e hanno tuttora un valore enorme. Un insegnamento per me fondamentale che ha influito tantissimo sulla mia personalità e il mio modo di fare. La famiglia prima di ogni cosa. Ancora oggi, quando ci passo davanti, penso a quella pasta e patate che piaceva tanto alle nostre nonne. Di Michele Fatone. Noi rinnoviamo l'appuntamento a domani pomeriggio, stessa ora, stesso programma ed un'altra storia.